su questo argomento. E a proposito di capirsi meglio, conoscersi meglio e queste cose, noi abbiamo il gruppo che, cioè, allora non posso dire quello che ho detto privatamente, che lui mi ha sentito, però diciamo, uno dei gruppi che forse scrivono i testi migliori che ci sono oggi in Italia. Gli AFA fanno un discorso che non è soltanto quello di un testo scritto su cui vengono poi messe delle note musicali, ma fanno anche un discorso che comunque è tutto collegato, un discorso proprio di ricerca che li ha portati anche poi sul palco del Roxy Bar assieme a delle mondine, quindi la vecchia tradizione loro, perché loro sono del Reggiano, sono di Correggio, se non sbaglio, ecco, Correggio, patria di Tondelli, di Ligabue, di Griminelli e degli AFA, quindi deve essere una terra abbastanza creativa. Anche voi avete un vostro percorso in cui sperate di aiutare gli altri? Beh, sì, con la musica penso che si possa documentare questo momento di passaggio, nel senso che penso sia un momento di evoluzione umana importante. Siamo ancora in tempo e in grado di raddrizzare la nostra strada che ci stava portando verso l'autodistruzione, nel senso che siamo un parassita che ha, diciamo, un po' troppo usurpato il pianeta, un po' troppo seviziato il pianeta. Rimangono pochi attimi e forse anche questa fase di passaggio, questa fase rituale di passaggio per raddrizzare la strada, la cattiva strada intrapresa dall'uomo. Possiamo ancora cercare comunque di evolvere la nostra razza in modo positivo e noi cerchiamo di farlo anche con la musica, quasi cercare di fare una specie di colonna sonora di questo passaggio umano, di questo tentativo di ritornare in armonia con l'ambiente, con la natura, con quello che ci circonda. E la musica penso debba documentare tutto questo. Noi cerchiamo di farlo con le parole e le note, i suoni. Ecco, è una domanda che viene però spontanea. È molto bello sentire parlare di armonia, è molto bello cercare di raggiungere questa armonia che noi stiamo perdendo con anche proprio col contatto con la stessa terra. Però come si può parlare di armonia quando, ad esempio, è sempre esistito quello che è la logica del denaro? Per dirti una cavolata, cioè, ci sono pochi fumetti che io leggo, ho appena iniziato a leggere Un magico vento, ad esempio, dove c'è in un paese che in nome della ricerca dell'oro si fa qualsiasi cosa e quindi si massacra, la gente sta male, eccetera. Noi stiamo parlando di armonia con la terra, ma armonia con la terra significa anche sacrificare, ma sacrificare anche non soltanto le industrie, grandi industrie, ma anche sacrificare un po' la macchina, sacrificare un po'. Come facciamo a fare questo? Ma purtroppo sono dei meccanismi molto lenti, perché comunque c'è sempre una struttura che per essere smantellata ha bisogno di tempo, nel senso che si potrebbe già vivere in un modo molto più, diciamo, lineare, più armonico, però purtroppo abbiamo delle industrie che devono ancora, diciamo, fare profitti, quindi è difficile smantellare. Però io penso che partendo, diciamo, dai singoli, dall'entità, dall'identità singole, si possa iniziare una piccola rivoluzione personale tra le proprie mura di casa o dentro se stessi, quindi dentro questo contenitore, questo corpo. E comunque penso che si dovrà passare comunque da una fase abbastanza caotica, perché non è detto che questo processo di diciamo positivo sarà diciamo indolore, perché purtroppo spesso bisogna passare dal caos, da fasi di decadenza. Facciamo un po' il paragone con quello che è il meccanismo biologico del nostro corpo, ovvero il nostro corpo è fatto di cellule che muoiono e si rigenerano, e quindi succederà probabilmente che l'umanità dovrà passare da una specie di morte, di decadenza, per poi rigenerarsi, ovvero cellule morte oramai, diciamo, che hanno fatto il loro corso, dovranno sparire per far spazio a cellule nuove, quindi una rinascita del genere umano, che però purtroppo penso dovrà passare ancora per momenti non proprio, diciamo, positivi e idilliaci. Quindi bisogna forse cominciare a prepararsi internamente, proprio come persone, proprio come singoli, ognuno deve fare un piccolo sforzo, un piccolo progresso personale. Allora, quale brano fate adesso? Segno. Che cos'è? È appunto il segno che può essere sul corpo, ma più che sul corpo spesso, vabbè, si fa riferimento a questi nuovi segni tribali che sono ritornati, diciamo, in auge, che si rifanno alla nostra arcaicità, il tatuaggio, il piercing. In verità noi crediamo che i segni, i tatuaggi devono essere spesso interiori, quindi il piercing nel cuore, il tatuaggio nel cervello, e questi segni rituali segnano delle fasi di passaggio. Il segno corrisponde a una fase di passaggio, come nell'antichità anche noi vorremmo essere segnati sul cuore o sulla mente, e questo segno dovrebbe essere un corrispettivo di quello che sta succedendo nella nostra evoluzione, quindi vorremmo essere segnati, tatuati sul cuore e sulla mente, quindi il segno dovrebbe segnare questa fase di passaggio umana.
Ecco, quando tu parli di segno, Fabrizio, mi fai venire in mente di tatuaggi, eccetera, di segni sul corpo, mi fai venire in mente un rituale di tribù. E oggi, fra l'altro, sono venuti i ragazzi della Lega Nazionale di San Francesco a portarmi una cosa che poi avrà un seguito, perché proprio nel Reggiano, a San Polo d'Enza, nei primi di giugno ci sarà un grande incontro di vari gruppi attorno alla cultura Lakota, e quindi, anzi, se voi siete invitati anche voi, mi farebbe molto piacere, perché con Beppe Carletti daremo una mano a questa cosa. E è stato portato questo, che è un incontro molto importante in Vaticano, tra Duane, che è il capo Lakota, e Papa Giovanni Paolo II. E Duane me l'ha dedicato perché? Perché c'è una complicità nostra in questo, perché il Santo Padre, per incontrare Duane, ha chiesto di vedere qualcosa, gli hanno mandato la registrazione dell'intervista che Duane ha fatto quando è venuto qui a Roxy Bar. A questo punto il Santo Padre l'ha voluto incontrare, ed è stata la prima volta che un nativo, come vengono fra virgolette considerati, è stato invitato in Vaticano. E quindi anche questo andrà tra, visto che si parla di tribù, c'è tra i nostri trofei, che non sono trofei di caccia, ma sono trofei di cose che abbiamo ottenute con questo piccolo spazio che può essere Roxy Bar ed Help, e che dà spazio anche a segni che vengono da gruppi come gli AFA, fra l'altro segni accompagnati anche da tecnologia, perché non significa che ciò che... aspetta che vado nel... ecco qui, Shockwave, eccolo qui, aspetta che torno all'inizio, perché voi avete fatto un... eccolo qua. Voi avete fatto una storia in computer dove ci sono tutto questo armonico, questo scorrere, questo passare di immagini, e mentre adesso eseguite segno ci saranno queste immagini che scorrono dietro di voi. Devo dire che comunque, nonostante sia una cosa, diciamo, computerizzata, però le immagini che scorrono sono ingrandimenti e particolari di cellule, di sostanze biologiche. In verità la biologia sta conquistando le macchine, forse fra poco potremo avere anche dei sistemi computerizzati che sono sempre più vicini ai nostri modi di pensare umani, al modo di più vicino quasi alla chimica biologica. La biologia quasi sembra che abbia di nuovo preso il possesso delle macchine, quindi non c'è più neanche quella paura della tecnologia, anzi la tecnologia va sfruttata nel modo migliore per l'uomo. Cioè, anche i gruppi tribali sono sempre in evoluzione, non si fermano, sono persone che comunque guardano avanti. Comunque volevo anche citare i nostri collaboratori del gruppo Saldatori, che ci hanno curato le immagini che portiamo spesso dal vivo, e comunque le vedrete sul nostro brano. Mi piace gruppi Saldatori, cioè un pestiere antico che unisce invece delle cose nell'elettronica, dove non si può, l'unica cosa che potrebbe saldare sono dei chips. Comunque, AFA, segno. Sfiorare l'ora
prossimo passaggio. Se si è data una marea evolutiva, affronta il tuo rito di trapasso. Non c'è prova e il segno non si veda. Non c'è prova che si affronta una volta sola. Non c'è prova e il segno non si veda. Non c'è prova che si affronta una volta sola. Perde qualcosa per essere qualcos'altro. Un po' muore per essere qualcun altro. E fatica per arrivare più in alto. Non c'è prova e il cui segno non si veda. Non c'è prova che si affronta una volta sola. C'è prova e il tuo segno non si veda. Non c'è prova che si affronta una volta sola. Non c'è prova e il tuo segno non si veda. Non c'è prova che si affronta una volta sola. AFA, segno. Linea a Firenze, torneremo in contatto con Elp fra un attimo. Grazie, vi ricordo fra l'altro che siamo in diretta, quindi potete chiamarci con i soliti mezzi, quindi tramite il telefono 051 66 47 066 oppure mandandoci un fax 051 86 46 57. Abbiamo anche un sito internet www.roxybar.it. Potete entrare, potete mandarci una mail oppure chattare con noi in diretta sul canale Help in questo caso. L'unica cosa che non possiamo fare è farvi assaggiare la torta che ci hanno portato i ragazzi di Barga, perché quella non, la comunicazione non abilita ancora il passaggio di materia. Forse, e su questo ne sa più Fabrizio Tavernelli degli AFA, in futuro, chissà, telematicamente potremo veramente anche teletrasportare come in Star Trek, visto che siamo in una... No, l'hanno anche già fatto, no? Visto che sono riusciti a trasportare una minima porzione di materia da di pochi centimetri. Ah sì? Sì, sì, l'ho sentito per il telegiornale, quindi. Se il telegiornale dice ancora un po' di verità, insomma. Ah sì? No, dicevi di sì tu? No, io stavo dicendo, scusate tra l'altro, siccome noi siamo il gruppo che voi chiamate emergenza,